Abbiamo qui con noi Gilberto Gillini e Maria Teresa Zattoni, consulenti e formatori in ambito familiare. A loro vogliamo chiedere, come avete vissuto l'esperienza del Marriage Course come coppia ospitante? Beh, è stata un'esperienza assolutamente nuova. Noi in genere abbiamo coppie a cena che ospitiamo, cioè abbiamo una frequenza appunto di incontri, però questi incontri ci sono sembrati molto particolari e in ogni caso almeno di prima botta abbastanza onerosi. Poi Alessandro ci aveva detto che col tempo l'onere diminuiva, infatti è stato così, cioè le prime sere erano abbastanza sconvolgenti perché abbiamo dovuto trovare i posti per loro nella casa e abbiamo anche spostato seggiole o tavoli per avere questi, per dare loro una certa intimità. Ecco, questo l'abbiamo curato, ecco, questo ci ha faticato, non era una normale cena, ma poi col passare delle cene questo è diventato tutto più semplice, forse anche perché cucinava lei. In effetti, come casalinga, io devo dire che all'inizio mi sembrava non solo il compito di 8 cene è un compito enorme, ma con quella regola del piatto unico e casomai di un piccolo antipasto e il dolcetto poi separato, mi sembrava quasi un imbrigliamento. Invece ho scoperto, proprio man mano che passavano le cene, forse per la gioia dei partecipanti che mangiavano così volentieri, che si guardavano gli uni gli altri, ho scoperto che questo ospitare le coppie diventa una gioia per la famiglia ospitante. Ho scoperto che fare l'esperienza di offrire qualcosa di gratuito, che è ovvio, quando abbiamo a tavola gli amici è evidente che ci aspettiamo poi che loro ci ricambino. Mentre questo è proprio un'attività a perdere ed ha una per ben 8 cene di fila. All'inizio c'è lo stupore di queste coppie che tardano a credere com'è che una coppia li mette seduti a tavola con tanta, come se fossero principi. Ma poi io personalmente mi sono accorta che è un dono anche per noi, è un ricevere dalle coppie. Bene. Quali sono secondo voi i punti di forza di questo percorso? I punti di forza di questo percorso sono l'assoluta incompetenza della coppia ospitante, nel senso che non si chiede alla coppia ospitante di interferire sui contenuti, di mettere il naso su come si comportano le coppie, eccetera. Per cui si respira davvero un'aria di libertà. Questo è il primo punto di forza. Il secondo è questo alternarsi di momenti di riflessione attraverso il video e momenti privati di scambio della coppia che proprio hanno una notevole forza. Per esempio, non è mai successo che, anche quando c'erano i 30 minuti, perfino i 35 minuti, le coppie avessero finito prima. C'era un là, si torna, ovviamente venivano puntuali, ma stavano tutte e tre le coppie ancora lavorando in questi tempi. Questo è bellissimo. Ecco, una terza cosa mi sembra proprio sia insita nella scansione interna di chi tiene il corso, che sa dosare e dividere bene la parte dell'inchiesta del passante, la parte dell'intervista della coppia e la parte propositiva e riflessiva del corso. Per cui le coppie vengono introdotte per gradi al punto focale a cui li si vuole condurre e normalmente a questo punto rispondono molto bene. E cosa ne pensate del Marriage Course come strumento di evangelizzazione? Ecco, io sono rimasto sorpreso da questa, avevo avuto un'indicazione previa di questo genere, le prime 7 serate sono laiche e per tutti e l'ultima invece è religiosa. Io ho trovato invece un grosso input
religioso, sia pur non marcato, non esplicitamente presente, sotto soglia, ma presente, godibile e che continuamente ritornava nei discorsi poi delle coppie nelle cene successive. Aggiungiamo che questa parola evangelizzazione, oggi così diffusa, non vuol dire spiritualizzazione, vuol dire semplicemente cominciare dal basso, dalle relazioni concrete, perché è da lì che si vive ed è da lì che si può donare qualche cosa anche agli altri. Un'ultima domanda, che consigli vi sentite di dare a tutte le coppie ospitanti, a tutti i nostri amici che intraprendono questo percorso? Il primo consiglio è quello di lanciarsi a farla questa esperienza. Sì, di non avere paura, di non sovraccaricare la loro famiglia di chissà quale compito, di stare ai compiti che sono indicati e di svolgere quelli. Accettare questi limiti che dà l'insieme della struttura, accettarli con gioia, perché sono anche una protezione alla libertà delle coppie ospitate, ma anche alla libertà della coppia ospitata. Allora ringraziamo Gilberto e Maria Teresa per questa preziosa testimonianza, grazie.